commerciali, il grande raccordo anulare qui dietro, un'università a due passi, questa zona della romanina sulla carta in periferia in realtà sta vivendo un grande sviluppo negli ultimi anni. Quali sono le caratteristiche di questa zona e che tipo di lavoro richiede la parte vostra? Ma è sicuramente una zona eh, nella quale eh, le problematiche sono sicuramente minori rispetto a tante altre realtà che riguardano no, una metropoli come come Roma. Eh, questo non vuol dire che non ci siano delle eh, attenzioni particolari da dover porre. E in questo senso c'è, eh, e mi sono molto contenta di dirlo, eh, un grosso lavoro, una grossa sinergia con quelli che sono i rappresentanti dei vari comitati di quartiere che risiedono e eh, insistono in questo vasto territorio eh, eh, e anche con le associazioni di categoria dei vari eh, settori. Di commercianti. Um, le problematiche eh, sono sicuramente quelle inerenti eh, un discorso molto legato alla microcriminalità che, però, non ritengano appartengano solo ed esclusivamente a questo territorio. Parliamo sicuramente eh, di furti in appartamenti, di furti di auto. Partiamo, parliamo sicuramente di eh, problematiche legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Eh, quando si parla del quartiere Romanina. Eh, eh, sì, la mente eh, eh, va eh, quasi solo ed esclusivamente eh, collegata alla nota famiglia eh, criminale eh, denominata, più nota nel corso della storia degli atti giudiziari come Casa Monica. Eh, quindi se è vero che esiste questo insediamento nella zona, eh, è pur vero che è una zona che comunque è riuscita a crescere bene anche a livello architettonico, urbanistico. Eh, è una realtà nella quale, eh, se ci si aiuta e eh, 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 si vive onestamente, si può vivere molto bene. Lei ha parlato dei comitati di quartiere, li ha incontrati un paio di settimane fa, quali sono le richieste che vengono? Ma ehm, come comitati di quartiere le richieste sono quelle più ordinarie, cioè eh, una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, ma ehm, anche qui, eh, e non è un ehm, un discorso di piaggeria e quindi non temo smentite. Sicuramente hanno, apprezzano eh, e lodano lo sforzo che vengono fat, che vengono, gli sforzi che vengono fatti dal, eh, dalle forze di polizia perché eh, sono persone comunque ben inserite nel tessuto sociale, sono persone che seguono quello che succede, alla, che viene pubblicizzato tramite gli organi di stampa. Quindi sanno delle criticità che anche le nostre amministrazioni vivono. Quindi, comunque, nonostante, giustamente, eh, fanno questo genere di richieste, in realtà sanno perfettamente che comunque ci siamo, nonostante tutte le criticità. E lo scorso maggio, polizia e carabinieri, nel corso dell'operazione Orfeo, hanno arrestato 38 persone che avevano costituito un grosso gruppo criminale che operava tra Tuscolano e Laurentino, in questi quartieri periferici. Sono stati contestati a questo gruppo diversi reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, al tentato omicidio, il sequestro di persona e anche l'aggravante del metodo mafioso. In questi quartieri c'è il rischio che si costituiscano grandi gruppi criminali? Ma, eh, io direi che eh, sicuramente per tutte le attività investigative portate avanti a livello centrale da polizie e carabinieri, mh, non è che c'è un discorso di rischio, è in atti giudiziari eh, che si parla di clan eh, che utilizzano metodi, eh, diciamo così, mafiosi. Ehm, io ho, come ho detto prima richiamo la eh, nota famiglia Casamonica con tutta una serie di eh, atteggiamenti e di ehm, contestazioni che torno a dire non dico io ma sono in atti giudiziari quindi sicuramente eh, possono destare paura, possono destare eh, pericolo, ma eh, anche qui ehm, le situazioni sono tante, quindi io consiglio sempre proviamo a rivolgersi alle forze Dell'ordine, proviamo ad avere, eh, a ottenere delle risposte eh, o comunque eh, possiamo essere aiutati come cittadini a ehm, trovare eh, delle indicazioni su soggetti istituzionali a cui rivolgersi per trovare delle soluzioni. Lei ha parlato del clan di Casa Monica che è stato oggetto di una grossa operazione dei, ah, di polizia eh, sì. esatto. e carabinieri. Esatto. Quali sono gli interessi di questo clan? Ma, eh, sicuramente mh, risposte più appropriate delle mie le possono così fornire sia i magistrati che lavorano alla direzione distrettuale antimafia della eh, Procura di Roma piuttosto che i dirigenti di Squadra Mobile o il, il comandante del reparto operativo. Eh, sulla base della mia esperienza si gioca su investimenti, si gioca su usura, si gioca sul traffico degli stupefacenti. Eh, si sente dire spesso che, soprattutto a Morena, lo spaccio delle sostanze stupefacenti eh, si svolge nei minimi dettagli, a cominciare dalle sentinelle sulla strada. È vero o è un'esagerazione? Io non ho elementi per poter dire se questo sia vero o meno. Sicuramente non ritengo che bisogna pensare a Morena come quartiere off limits, eh, ritengo che in una metropoli come questa ogni, eh, ogni quartiere, eh, in particolar modo di periferia, eh, si possa prestare eh, a, eh, a un discorso di spaccio di stupefacenti. Ritengo anche che nelle zone centrali eh, e più in della nostra città. Anche lì forse eh, non manca il discorso dello spazio di sostanze stupefacenti, forse anche a livelli più eh, importanti. Per quanto riguarda invece le realtà familiari, quello che succede tra le mura domestiche, eh, qual è il problema di questa zona e se c'è un problema in questa zona? Ecco, io ringrazio per questa domanda perché mh, sono particolarmente attenta a, a, a questo genere di problematiche. Ecco, ritengo che forse si debba proprio partire da lì per poi fare una politica di eh, provare a fare una politica di eh, vicinanza alla cittadinanza e quindi anche di sicurezza. Eh, quello che noto sono sicuramente. Eh, L'innalzamento delle criticità che esistono all'interno delle, delle nostre famiglie: criticità per tanti motivi, da chi ha un soggetto disabile a chi ha eh, in famiglia un soggetto con problemi legati all'alcol-dipendenza, alla tossicodipendenza, a chi ha eh, un familiare eh, legato o, o con problematiche, purtroppo, relativi al mondo della psichiatria, piuttosto a disagi di chi perde il lavoro, a di chi non sa come fare. Piuttosto che disagi legati molto a separazioni controverse, e quindi liti, discussioni, maltrattamenti, fino poi ad arrivare nei casi più estremi a quelli che ormai sono più noti come femminicidi. Però torno a dire, secondo me molta attenzione si deve portare a questo, perché se si riesce a intervenire in maniera preventiva anche per cercare di offrire delle risposte immediate, chiamando in causa tutti quelli che sono gli attori che del pubblico e privato sono si devono muovere quando si parla di queste problematiche quindi c'è un ottimo eh, così, collegamento nonostante tutte le criticità anche qui di risorse con i servizi eh, socioassistenziali del municipio ma più in generale esiste per la eh, città di Roma grossi e importanti protocolli per quelli che sono gli interventi in questa materia con ospedali eh, con centri antiviolenza con gli uffici investigativi come la quarta sezione della squadra mobile, parlando di polizia di Stato, cioè non è un fenomeno che è lasciato a un mestiere, è un fenomeno sicuramente, ma che è lasciato molto alla professionalità di chi ha voluto fortemente mettersi in rete. E quartieri come Tor Vergata, Romanina e Anagnina, soprattutto negli ultimi anni, erano diventati famosi anche per le corse clandestine di automobili. Oggi la situazione qual è? Beh, oggi la situazione è sicuramente più ridimensionata, perché questo grazie ecco molto questo vede quando il quartiere è vissuto dalle persone, quanto le persone se vogliono si fanno sentire, hanno fatto oh, moltissime richieste al municipio di riferimento. Quindi, oltre a un'attività di prevenzione che è stata sviluppata per un lunghissimo periodo da polizia, carabinieri e vigili urbani eh, nel mh, essere eh, in quella precisa quadrilatero di vie, in particolar modo nei fini settimane per tentare di scoraggiare questo genere di attività che ha creato e arrecato gravissimi e noiosissimi problemi alla popolazione, di fatto poi il municipio intervenendo anche con delle risorse passive, cioè i famosi dossi eh, che di conseguenza obbligano le macchine ad andare ad una velocità molto moderata. La problematica è sicuramente ridimensionata, non per questo i nostri servizi... Continuano comunque. Negli ultimi mesi, soprattutto l'anno scorso, l'impressione che si è avuta è quella di un ricorso sempre più frequente alle armi da fuoco, non soltanto in episodi che sono necessariamente ricollegabili alla malavita organizzata. Ad esempio, all'agosto scorso risale l'omicidio di Edoardo Sforna, il ragazzo di 18 anni assassinato a Morena. Un caso che a tutt'oggi non è stato chiarito e che non necessariamente ha collegamenti con la criminalità organizzata. C'è un fenomeno di questo tipo, un aumento dei fatti di sangue? Ma eh, anche qui parlando un pochino più in generale rispetto al quartiere Romanina ehm, io ritengo che in Italia la legislazione eh, sulle armi sia una legislazione forte, sicuramente deve essere rivista eh, per tanti aspetti alla luce eh, di tante situazioni che sicuramente obiettivo c'è stato, ma se pensiamo che in paesi come l'America piuttosto che in nord Europa le armi si comprano anche al supermercato, mercato, quindi chiunque questo lo abbiamo visto anche eh, per la disponibilità che i giovanissimi hanno di queste armi, possiamo dire che noi siamo un paese con una legislazione importante. Sicuramente le persone che hanno le armi e che detengono regolarmente delle armi devono avere tutta una serie di accortezze e di attenzioni nel detenere queste armi. Questo a volte non succede e quindi quando c'è il furto c'è il furto anche dell'arma che provoca poi eh, grossi problemi in mezzo alla strada. Però anche lì eh, ci sono tanti motivi che magari possono essere letti una lettura a quegli episodi di gambizzazioni piuttosto che sicuramente è stato tutto concentrato in un periodo storico ben preciso. Non ritengo che negli ultimi tempi ci siano stati episodi analoghi. La crisi economica in questo può avere un ruolo? Ma la crisi economica sicuramente incide, incide molto, oh, incide come bisogno di aiuto, ma anche semplicemente per fare una spesa, eh, per fare la spesa e per poter dare da mangiare ai propri figli. Credo che incida molto all'interno delle mura domestiche. E parliamo di criminalità giovanile. A inizio maggio è stata sgominata una banda di spacciatori, eh, a capo della quale c'era un diciannovenne. Qual è la situazione in questi quartieri sul fronte della criminalità giovanile? Ma io non parlerei di baby gang assolutamente. Le baby gang sono legate a tutta una serie di idealismi eh, anche da un punto di vista storico legato alle, alle bande latinoamericane. Non abbiamo questa realtà assolutamente. Ecco, sul punto posso dire che i vari comitati di quartieri lamentano, per esempio, eh, mancanza di punti di aggregazione per questi giovani. Quindi ehm, un problema che per dire ah, ho anche notato è eh, un una media di ehm, eh, eh, rinuncia a, alla scuola all'età di 16 anni, quindi forse per questi giovani bisognerebbe offrire delle eh, possibilità alternative alla, a quando terminano l'obbligo scolastico perché, se no, girano e, e di qualcosa devono pur vivere. Purtroppo, eh, spesso oh, eh, mettono insieme per avere un'identità. Tutta una serie di atti di bullismo piuttosto che di microcriminalità, che è comunque un segnale, deve essere letto, non ci si può dimenticare anche di questo, ma non ritengo sia un fenomeno. Il 19enne di cui abbiamo parlato adesso aveva colpito gli investigatori anche per una frase che aveva pronunciato, cioè Piamo se Roma, una frase che abbiamo già sentito pronunciare da diversi criminali, diciamo così, e che è tratta da una celebre serie televisiva che parla della Banda della Magliana. Voi che territorio lo vivete tutti i giorni, notate che ci sia una sorta di emulazione di questi esempi televisivi? Anche. Ma ehm, non si può escludere che ci sia una sorta di emulazione, ma anche qui... Eh, Forse nell'andare a vedere determinati film eh, che sono stati così eh, dati eh, nelle principali sale cinematografiche piuttosto che sulle reti televisive ordinarie, eh, forse determinati fenomeni che hanno fatto parte di una storia criminale di una città o di fatti eh, che hanno avuto eh, un'importanza a livello nazionale. No? Parlo di terrorismo, parlo di Brigade Rosse, parlo di ehm, Disordini eh, che ci sono stati al G8, eh, ecco, forse tutto questo dovrebbe essere spiegato, N non può essere ehm, solo ed esclusivamente mandato in onda, forse ci dovrebbe essere una eh, così, sensibilizzazione, un'educazione, cioè il giovane che va a vedere un determinato tipo di film, eh, se non ha strumenti per poterci poi ragionare, per poterlo commentare, ehm, cresce a volte con Un'idea sbagliata. Io questo, di questo me ne rendo conto quando magari sono chiamata istituzionalmente a visitare scuole e quindi a parlare di determinate fenomenologie. Non è strano, eh, proprio a conferma di quello che dico, che molti giovani non conoscono l'istituzione polizia di Stato piuttosto che l'arma dei carabinieri, piuttosto che la polizia municipale, ma non conoscono per dire il colore delle divise. Quindi, se uno pensa alla Polizia Municipale, è solo quella che fa le multe. In realtà non è così. Quindi, ci dovrebbe essere un discorso alla base di educazione, no? di preparazione, di educazione civica. Poi, ovviamente, in tutti i settori chi sbaglia paga, ma bisogna conoscere e leggere il filmato, la fenomenologia, in un contesto storico. Che ovviamente oggi non c'è più, ma che c'era all'epoca. Si può dire in sostanza che il discorso sulla sicurezza non compete necessariamente solo alle forze dell'ordine ma anche alle istituzioni nazioni. Assolutamente no, ormai chi, chi ritiene questo è proprio fuori dal mondo, la problematica relativa della sicurezza parte da noi stessi, parte eh, dal nostro appartamento, parte dal nostro condominio, parte dal nostro lavoro, da come si fa, dall'impegno che ci si mette, dal senso dello Stato.